Grazie, grazie Rosa Maria. Innanzitutto voglio aprire il mio intervento rivolgendo a tutti voi un caloroso saluto e un ringraziamento per la vostra presenza. Per me è motivo di un grande orgoglio. Però consentitemi di salutare uno dei nostri compagni di viaggio, che è candidato insieme a noi, Antonio Caminiti, che per motivi di famiglia stasera non è qui con noi, è fuori sede, ma ci vedremo con lui mercoledì a Belloro. E poi, ecco, una piccola parentesi che sapete benissimo, è una cosa che a me mi affeziona, mi piace tantissimo. Noi siamo riusciti a formare un bellissimo gruppo, donne e uomini che appunto si sono uniti, a prescindere dalle loro posizioni politiche, per il bene del paese. E siamo riusciti anche a formare un gruppo di ben 4 donne, ottenendo quindi un record per benestare. Mai ci sono state 4 donne candidate. E quindi, al di là di salutare affettuosamente sia la Scopa Casa Rossella che Carmela Logozzo, che sono veramente straordinarie perché si stanno facendo la campagna elettorale, come tra l'altro potete notare, con i passeggini. Quindi grazie veramente di cuore per aver deciso di mettervi in gioco. E poi voglio anch'io, permettetemi di esprimere la mia vicinanza, sia politica sia personale, mia e dell'intero movimento a Simona Musolino. Detto questo, andiamo avanti con il nostro intervento. Io, come voi ben sapete, ho deciso di ripropormi, di candidarmi per un senso di responsabilità verso il nostro comune. Non è stata una scelta facile, perché ora più di allora, più di 10 anni fa, sono consapevole, visto che conosco perfettamente la macchina amministrativa del comune, so benissimo le difficoltà che il ruolo da sindaco richiede. Ma io ho deciso di non abbandonare questa nave, ma di proseguire, proprio perché ritengo che posso ancora offrire le mie competenze amministrative e politiche per rendere la nostra benestare ancora più solidale, più ricca di servizi, più viva e più bella. E io proprio su questi due ultimi aspetti del rendere il nostro paese ancora più bello e più vivo, voglio mandare qui, proprio qui da Russellina, perché Russellina, la comunità di Russellina, condivide con Benestare Centro praticamente tutto. E oggi pomeriggio c'è stata una bellissima immagine, un bellissimo momento a Benestare. E Russellina ovviamente ha partecipato come sempre fa. Ecco, come voi ben sapete, hanno trasferito i santi alla chiesa matrice. In quel percorso io ho notato la bellezza, la vivacità, pieno di palloncini, pieno di gente, pieno di bambini. Ecco, questo messaggio che io stasera voglio mandare, lo voglio rivolgere ai nostri avversari politici. Smettetela. Basta con questa depressione, con questa negatività, con questa ansia che trasmettete nei vostri discorsi, che a benestare non c'è niente, che non c'è vita, che non c'è nulla. Basta
Basta questa depressione. Io queste donne e questi uomini, io li dovrò ringraziare a vita perché non riesco neppure a seguirmi i loro discorsi e loro si devono sacrificare per me anche per riportarmi le inesattezze, le chiacchiere che dicono giornalmente, perché non ce la faccio nemmeno a seguirli, di tutta questa negatività che loro trasmettono giornalmente. E che tra l'altro anche il mio avversario, anche in televisione, cioè, perché noi bene o male qui, benestaresi, le sappiamo le cose, però almeno in televisione non ti mettere a dire che c'è un malato, uno specialista, che siamo tutti morenti, che bisogna un attimo vedere lì il chirurgo migliore. Cioè, ma io capisco che metà della lista dei candidati non vive questo paese, che viene solo a dormire, a benestare, e quindi non conosce le cose. Però dobbiamo trasmettere positività, non depressione totale. E quindi io sono veramente felice perché appunto questo bel messaggio che benestare oggi con questo trasferimento dei santi ci ha portato. E poi consentitemi stasera, care amiche e cari amici di Russellina, per me sono tenuto a farlo. Voi lo sapete, se si attacca la mia persona e la mia famiglia, potete dire su di me, sulla mia famiglia, quello che volete. Potete denigrare, potete massacrarci, non ci sono problemi. Però, su questo io non transigo. Quando si denigrano i cittadini benestaresi e le istituzioni pubbliche, io questo non lo permetto. Io questo non lo permetto. Massacrate me, denigrate me, la mia famiglia, non ci sono problemi, ma i cittadini benestaresi e le istituzioni pubbliche io non lo accetto e io lo contesto pubblicamente e apertamente. E io, insieme alla mia lista, ai miei candidati, esprimo stasera grande vicinanza e solidarietà a tutti i benestaresi. Io che sono nato e cresciuto, Carmine si sente, sì, che sono nato e cresciuto a benestare. Esprimo solidarietà e vicinanza a tutti i benestaresi che hanno delle origini diverse da benestare, che avevano un nonno che era di Platì, di Careri, di Bovalino, di Ardore, di Bovalino e di Natile o di Platì. Ecco, non è accettabile, non è accettabile che si venga a dire che voi non lo so, non siete benestaresi, persone che appunto hanno delle origini, ad esempio, di San Luca o di Careri. Ecco, noi sappiatelo, sia l'amministrazione uscente e sia questa amministrazione che andrà a governare per i prossimi 5 anni non farà assolutamente nessuna differenza. Siamo tutti benestaresi e avrete ovviamente tutti gli stessi diritti e ovviamente anche gli stessi doveri. Poi un'altra cosa che non posso accettare, non posso più permettere, perché sono delle affermazioni che vengono fatte pubblicamente dai miei, diciamo, avversari, è quello di offendere le istituzioni pubbliche. Io questo non lo accetto. Noi abbiamo giurato sui principi della Carta Costituzionale e le istituzioni pubbliche bisogna rispettarle. Io non accetto che il capo dei sindaci della Locride venga in questo modo offeso pubblicamente. Il capo dei sindaci della Locride è, come voi ben sapete, il sindaco di Benestare, Rosario Locca. E hanno il coraggio, anche in televisione, di andare a dire che il capo dei sindaci, che è il sindaco di Benestare, è nella Locride è il capo, però a Benestare lui non è il capo perché è un prestanome del vice sindaco Mantegna. Questo
Questo non è accettabile. Bisogna portare rispetto. Bisogna portare rispetto perché anche il vostro sindaco e anche il vostro sindaco, se qui stasera veniva il ministro Salvini, come voi ben sapete, politicamente e ideologicamente io e lui la pensiamo diversamente, ma io porto massimo rispetto per il ministro Salvini perché è un ministro della Repubblica Italiana e quindi è anche un mio ministro, così anche come il sindaco di Benestare è il sindaco di tutto Benestare. Quindi bisogna portare rispetto e non far passare che lui è un prestanome del vice sindaco Mantegna, che a Benestare lui non era il sindaco praticamente. Lo dico loro pubblicamente. Questa cosa non è accettabile. Denigrate me, massacrate me, la mia famiglia, però i cittadini benestaresi devono essere rispettati. Detto ciò, io, come voi ben sapete, abbiamo formato questa formazione politica perché il nostro auspicio, il nostro desiderio, il nostro sogno è quello di vedere finalmente una Benestare unita, una Benestare equa, una Benestare solidale, una Benestare ecologica, una Benestare che possa potenziare e sviluppare la sua vocazione turistica ed agricola, una Benestare che abbia più diritti, che abbia più servizi. E appunto in politica sapete benissimo che chi si presenta in politica deve anche dimostrare le cose fatte e le cose che vuole fare. E io non mi piace essere autoreferenziale nella vita, però in politica bisogna esserlo autoreferenziale, perché bisogna, quando si viene a chiedere il consenso ai cittadini, a delle comunità, bisogna anche dire chi sei, da dove vieni, cosa hai fatto e quello che intendi fare. Noi, come voi ben sapete, i miei collaboratori illustrano 1 o 2 punti programmatici. Noi, come sapete, abbiamo un programma di 14 pagine, gli altri ne hanno di 5 pagine. E quindi andiamo a illustrare i vari punti programmatici. E io, anch'io stasera, andrò a dire alcune cose che intenderemo fare in questi 5 anni di governo. Però, giustamente, io anche devo dire le cose che sono state fatte dall'amministrazione uscente, di cui io orgogliosamente ho fatto parte in questi 10 anni. E qui stasera alla comunità di Russellina voglio elencare una serie di cose che sono state fatte e che riguardano appunto l'intera comunità di Russellina. E innanzitutto voglio partire da un finanziamento che è stato, diciamo, recuperato attraverso il recupero di una serie di finanziamenti che avevamo avuto negli anni precedenti. Si tratta dei residui attivi e ammontano praticamente a quasi 200.000 euro, per essere precisi a 196.000 euro e 323 euro. Ecco, io stasera, perché appunto adesso le chiacchiere cominciano a stancare, io stasera ovviamente queste cose che io vi dico le do con cognizione di causa. Tutti gli interventi, tutte le cose fatte e le cose in itinere, io qui le dico con cognizione di causa. E quindi parto con il primo intervento, che ad esempio qui su Russellina, di questi 196.000 euro, questa l'amministrazione uscente ha previsto praticamente 90.000 euro solo su Russellina. Andiamo ad intervenire su 5 interventi faremo qui a Russellina. Il primo è quello dell'oratorio, diciamo, parrocchiale, dove andiamo a fare sia a ripristinare il tetto e sia faremo un marciapiede all'entrata dell'oratorio per un importo di quasi 25.000 euro. Poi c'è la ristrutturazione dell'ex scuola elementare, che questa qui di fronte a noi,
per un importo di altri 20.000 euro. Poi abbiamo il recupero dell'area del campo di calcetto con un piccolo parco giochi di altri 10.000 euro. E poi abbiamo sia la copertura della tubazione della rete idrica che qui da Russellina porta fino a Cullaro e poi la copertura della tubazione che da Scarparina, sempre della rete idrica che da Scarparina porta fino a San Gianni, fino alla contrada San Gianni. E questo è un intervento, diciamo, complessivo di 200.000 euro, che ovviamente riguarda l'intero territorio comunale, ma di questi quasi 200.000 euro, 90 ricadono sulla comunità di Russellina. Poi io volevo anche dire di un altro finanziamento che è già partito, è partito 2 giorni fa. Se l'è giudicata l'impresa Zappia Angelo di Belloro ed è un intervento di 50.000 euro, dove praticamente ci sono una serie di piccoli interventi che vengono fatti sull'intero territorio. E anche qui su Russellina abbiamo previsto un intervento qui, proprio qui a ridosso dell'incrocio sulla strada Piraino, questa strada che diciamo dopo i danni alluvionali che si sono verificati non si passa più diciamo, con i mezzi diciamo, grandi, lo scuolabus e via dicendo. E quindi andiamo praticamente a realizzare una paralizzata che ci consentirà appunto di sistemare tutta la strada. E questo è un intervento che praticamente l'impresa dovrà fare a giorni, cioè ha iniziato adesso da 2 giorni a ripristinare la strada interpoderale di Zopà. Lì a Belloro e poi ci saranno una serie di interventi tra cui è stato messo il ripristino della strada comunale Piraino per capirci. Poi ecco andiamo in un vado adesso a toccare un tasto. Io sarò molto breve perché poi non posso andare a approfondire nel dettaglio. Poi per carità sono a vostra completa disposizione per chi vuole maggiori dettagli anche a fine serata ne possiamo anche parlare. Io adesso vi menziono una problematica molto sentita sia qui a Russellina, ma purtroppo sull'intero territorio comunale. E si tratta appunto della problematica del rischio idrogeologico. Chi mi ha preceduto ha menzionato brevemente qualche cosa. Ecco, questa amministrazione, che dicono che non ha portato mai finanziamenti, questa amministrazione uscente, sulla lotta al rischio idrogeologico ha portato in questi anni ben 2 milioni di euro. 2 milioni di euro. E su questi 2 milioni di euro, già chi mi ha preceduto ha menzionato che alcuni sono già in cantiere, nel senso che abbiamo avuto delle problematiche su 1 milione che diciamo, è stanziato dietro la chiesa matrice di Benestare, nella zona San Michele si chiama. Abbiamo avuto delle problematiche relative a un'impresa che si era aggiudicato già questo lavoro che doveva partire e poi si è passati alla seconda ditta in graduatoria, che appunto è un'impresa di Vicenza che ha accettato l'incarico, seconda in graduatoria, e inizierà a breve i lavori di consolidamento di quel costone dietro la chiesa matrice. Poi abbiamo altri 550.000 euro stanziati già solo da appaltare. Per consolidare diciamo, la località Zopà, e poi ecco, è notizia praticamente del 24 aprile 2019. Il decreto di finanziamento è questo, per chi vuole vederlo a fine serata, arrivato al comune appunto il 24 aprile, dove con grande gioia posso annunciare stasera, ma avevo già dato qualche anticipazione nel confronto televisivo che c'è stato qualche giorno fa. Sono arrivati 2 finanziamenti il 24 aprile, proprio riconducibili a questa lotta al rischio idrogeologico e quindi a questi devastanti danni alluvionali che purtroppo
questo territorio ha subito, e quindi ecco perché c'è la fragilità sulla nostra viabilità comunale, come appunto qui la strada Piraino, che è stato oggetto di una frana proprio durante l'ultima alluvione. Noi abbiamo, come ben sapete, subito tre devastanti alluvioni nel giro di un anno e mezzo, tra il 2015 e il 2016, e diciamo finalmente la Protezione Civile ci ha riconosciuto due finanziamenti. Qui c'è la scheda, dove come vedete nella scheda ci sono alcuni comuni, il comune di Badolato, il comune di Bagnara, il comune di Belcastro e poi non so come mai il comune di Benestare, che è formato da amministratori incompetenti, ha ottenuto, a differenza degli altri, ben due finanziamenti. Il primo finanziamento si trova nella località Esopo. E lo leggo appunto, si tratta del rifacimento del muro d'argine di un tratto della Fiumara Careri. E questo è di 200, 250 mila euro. E poi con grande gioia, con grande veramente gioia, perché io quella vicenda l'ho vissuta personalmente insieme al sindaco quella notte. E non posso mai dimenticare lo sguardo di quelle famiglie. Perché appunto quella notte, l'ultima alluvione, io e il sindaco accompagnavamo il presidente della Protezione Civile regionale, Carlo Tanzi, qui sul territorio. C'era un diluvio pazzesco, mi ricordo benissimo la strada qui di Trafà, non si riusciva nemmeno a salire con le macchine. Noi con grande coraggio e sinceramente con grande anche pazzia ci abbiamo provato a tutelare e difendere i nostri concittadini. E quella sera appunto siamo andati in una famiglia che si trova, diciamo, qui vicino, dove poi abbiamo predisposto l'evacuazione di quelle famiglie. E io stasera con grande gioia posso annunciare a queste famiglie che è arrivato il finanziamento. Ce l'abbiamo fatta. È un finanziamento che purtroppo non risolve, lo dico chiaramente. Senza giri di parole, non risolve il problema Serro, perché appunto è uno stralcio di finanziamento, perché con 200 mila euro che ci hanno finanziato noi non riusciamo a risolvere definitivamente questa problematica. Però è già un passo in avanti e non solo, l'altro giorno è uscito un bando dove già noi abbiamo dato incarico a dei progettisti del territorio. È uscito un bando da parte del Ministero che noi appunto lavoriamo, anche se siamo fra una settimana, c'è la scadenza del nostro mandato elettorale. Noi lavoriamo fino all'ultimo giorno utile perché onoriamo il nostro mandato che ci avete dato 5 anni fa, fino alla fine. E vi volevo dire appunto che è uscito questo nuovo bando, riconducibile proprio ai problemi legati al dissesto idrogeologico. Noi partecipiamo e parteciperemo con una progettazione legata sempre alla problematica riconducibile alla località Serro, dove appunto è un finanziamento ministeriale questo, molto importante, e noi veramente ce la metteremo tutta per essere anche lì beneficiari. E quindi questo è per quanto riguarda il discorso del rischio idrogeologico che colpisce purtroppo tutto il nostro territorio. Poi un altro intervento che diciamo è stato fatto e uno è in itinere, e qui c'è la documentazione, perché appunto dicono che non abbiamo portato soldi. Bene, questo si tratta della rete fognaria. La rete fognaria, questo noi abbiamo sulla rete fognaria in pochi anni ottenuto quasi 1.600.000 euro. 1.200.000 euro sono stati spesi 11 mesi fa, 1.200.000, 11 mesi fa, che per una questione di chiarezza, che sia chiaro, non sono stati spesi solo sul territorio di Benestare, per essere corretti. Qui si tratta di un finanziamento che riguarda ben quattro comuni, perché noi,
Come sapete benissimo, il Comune di Benestare è associato, è consorziato insieme al Comune di Bovalino, al Comune di Casignana e al Comune di Bianco, che è il Comune capofila, perché il nostro depuratore consortile si trova a Bianco, quindi noi portiamo la nostra depurazione fino a Bianco. Come voi ben sapete, in questi anni abbiamo avuto anche delle azioni giudiziarie e fortunatamente il sindaco e il responsabile dell'area tecnica del Comune di Benestare sono stati assolti in formula piena in primo grado perché avevano ricevuto qualche anno fa un avviso di garanzia per reato ambientale. E appunto in primo grado c'è stata la piena assoluzione. E quindi per dirvi, questo reato ambientale riguardava, se ricordate, il problema che non si riusciva, che c'erano le tubature non conformi. E non si riusciva a portare la depurazione fino al depuratore di Bianco. E quindi la zona di Benestare Centro, la zona via Vitina in particolar modo, non riusciva un attimo a garantire questo servizio. E quindi c'è stato questo investimento da parte della Regione Calabria di 1.200.000 euro. E adesso con gioia, anche qui, posso annunciare che abbiamo ottenuto un altro finanziamento. Questo non è il libro dei sogni, questi sono documenti inconfutabili. Non è il libro dei sogni stasera, non sono venuto, come dicono, che prometto queste cose. Ah, poi parliamo più tardi parliamo anche dei posti di lavoro che io vado promettendo in giro. Poi questo lo diciamo dopo. E quindi anche qui, diciamo, per gli amici della contrada Scarparina ci sono delle notizie positive, perché appunto abbiamo una serie di interventi che riguardano varie zone del territorio. Noi abbiamo un finanziamento complessivo ma lei l'ho segnato, che era di 400, il finanziamento complessivo è di 416.000 euro e 100 euro, per essere precisi, di cui su Scarpalina vanno, su Scar 100, no, ecco, un attimo solo. 172.000 euro vanno in contrada Scarparina, visto che lì, la contrada è completamente priva di rete fognaria. Un altro aspetto che ci tengo di vero cuore a menzionare stasera, e soprattutto avevo anche intravisto tra di noi il capogruppo al Consiglio Comunale di Benestare, Domenico Trimboli, che ringrazio pubblicamente per aver servito egregiamente la nostra comunità, il nostro territorio in questi 5 anni. E Domenico Trimboli, insieme all'assessore Nastasi, sono stati soprattutto loro protagonisti su questa questione che sto adesso per venire a menzionare, e cioè mi riferisco all'acqua, alla rete idrica. Anche qui c'è stata una battaglia vinta. Noi abbiamo ottenuto un risparmio sull'acqua solo negli ultimi 6 mesi, grazie a questo intervento che abbiamo fatto a luglio del 2018, dove abbiamo come comune investito 6.500 euro e abbiamo ripristinato, come voi ben sapete, soprattutto gli abitanti di Scarpani non lo sanno, abbiamo ripristinato, riattivato un pozzo comunale in località Scarparina. La riattivazione di questo pozzo comunale ci ha consentito non solo di avere un risparmio significativo delle spese, perché abbiamo risparmiato quasi 16.000 euro in 6 mesi. Ma questo ci ha anche permesso che, soprattutto nella contrada San Gianni, che in questo periodo, già da giugno, purtroppo c'erano grandissimi problemi di acqua. Ecco, fino all'anno scorso, dall'anno scorso in poi, un problema molto annoso che aveva la comunità di Russellina sull'acqua l'abbiamo, tra virgolette, risolto con questa operazione. Grazie all'impresa Castelvetere di Ardore, che siamo andati appunto a riattivare questo pozzo comunale che, come voi ben sapete, non abbiamo costi perché l'acqua è nostra, dobbiamo solamente spendere 2.500 euro di Enel all'anno. Ma
risparmiamo tantissimo, visto che appunto riusciamo, così come sta avvenendo a Belloro, dove lì l'intero territorio ne beneficia. Qui, diciamo, abbiamo con questo pozzo che abbiamo riattivato, riusciamo ad coinvolgere le contrade di Scarparina, di San Gianni, di Piraino, però ecco su Russellina Centro ancora no, perché appunto la potenza non è adeguata. Ma nel nostro programma, come hanno detto chi mi ha preceduto, la nostra intenzione è di realizzare altri pozzi comunali. Infatti vogliamo realizzare un pozzo comunale nella frazione Canale che ci permetterà appunto a Caduta di riuscire a garantire il servizio idrico anche su Russellina Centro. Questo, come voi avrete già intuito, ci permette di ridurre notevolmente le spese di gestione e di finalmente sganciarci da questa Sorical che ha costi pazzeschi, e in questo inevitabilmente attraverso l'utilizzo delle nostre risorse naturali, delle nostre risorse idriche, ci consentirà un risparmio al comune e conseguentemente ai cittadini, perché pagheranno meno l'acqua. E quindi questa è un'altra battaglia vinta, questa dell'acqua, dove appunto siamo intervenuti a Belloro, qui a Russellina, a Scarparina. Abbiamo messo un galleggiante nel serbatoio di Almerà, che ci permette appunto di evitare tanti sprechi di acqua. Poi andando avanti non posso non menzionare la strada della Fa. Anche qui questa strada è stata purtroppo oggetto di queste devastanti alluvioni che hanno colpito il nostro territorio. Qui con la provincia, il Dipartimento dell'Agricoltura, siamo riusciti a ottenere un finanziamento e la ditta dovrà iniziare i lavori entro luglio 2019. E questo sono entro luglio 2019. Poi un'altra battaglia che, permettetemi, ci tengo a menzionare stasera insieme a voi, che è stata vinta, è quella relativa alla scuola, la scuola dell'infanzia, questa qui che abbiamo qui, noi qui sulla mia sinistra. Se voi ricordate bene, quando noi ci siamo insediati, questa amministrazione fatta solo di incompetenti, quando si è insediata, questa scuola era chiusa. Non esisteva il codice meccanografico. Questa scuola, attraverso degli atti di coraggio che questa amministrazione faceva, andava ad spostare la seconda sezione che avevamo su Benestare Centro qui a Russellina. Ma solo nel 2015, attraverso delle nostre politiche, siamo riusciti a rendere questo edificio autonomo ed indipendente e a dare un codice meccanografico a questa scuola dell'infanzia. Poi, ecco, ci tengo anche a menzionare un altro aspetto molto importante, perché a Benestare Centro era un progetto vecchissimo ed è stato realizzato. Noi, il 28 dicembre, se Pietro mi aiuta a trovare, eccolo qua. Il 28 dicembre, sì, proprio il 28 dicembre, noi lavoravamo ed abbiamo fatto questa richiesta, la richiesta che si può andare a visionare, numero 7189 del 28 dicembre 2018. L'altro giorno il responsabile della Calabria, l'ingegnere Sirianni, mi ha portato la bella notizia: anche a Belloro, a Russellina, a Scarparina ci sarà il metano. Noi abbiamo ottenuto l'estensione della metanizzazione e noi, come qui prevede, nella contrada Scarparina e Russellina andremo a coprire 200 utenze, che quindi avrete il metano anche qui a Russellina, come lo avranno anche a Belloro. Oltre alla metanizzazione, ci tengo anche a menzionare stasera un altro progetto che noi abbiamo in cantiere, che siamo molto fiduciosi,
non è ancora materialmente arrivato il decreto di finanziamento. È un progetto che tra l'altro ci tiene particolarmente il capogruppo Trimboli, perché appunto riguarda la sua, diciamo, località, la sua contrada, Scarparina. Si tratta di un progetto molto importante di riqualificazione di un'area che noi andremo ad espropriare e a creare un'area verde attrezzata con delle strutture in legno amovibili, quindi una grande piazza lì in località Scarparina. È un progetto che è qui, che è presentato, siamo tra i beneficiari, dobbiamo solamente avere la pazienza che arrivi il decreto di finanziamento. E poi, ecco, come vi sto dicendo, ci sarebbero tante, veramente tante, tante, tante cose che insieme al sindaco e all'amministrazione uscente abbiamo portato avanti, abbiamo fatto. Però io vorrei stare anche stasera a dirvi una cosa, bisognerebbe anche smetterla di descrivere questa agone politico fatto di appunto di cattiveria, di inesattezze. E quindi io mi permetto stasera, se recupero il mio cellulare, di farvi leggere un messaggio, perché così stasera chiariamo una cosa una volta per tutte. Ma io questo lo faccio, come vi dicevo all'inizio, non per tutelare la mia integrità morale, ma perché io sono conosciuto su questo territorio. Chi mi conosce sa chi è Domenico Mantegna. Io questo l'ho fatto semplicemente perché devo tutelare i miei compagni di viaggio, che sono anche loro delle persone per bene, e non posso accettare neanche questo, che si vada a speculare su queste cose. E quindi vi leggo un messaggio che mi ha mandato l'assessore regionale Antonella Rizzo. Mi ha mandato questo messaggio perché bisogna smetterla di dire che io o i miei collaboratori promettiamo posti di lavoro, non so, ho promesso a cinque, qui siete tantissimi stasera perché appunto vi ho promesso a tutti quanti dei posti di lavoro nella forestale a Calabria Verde, ecco perché siete così tanti stasera. E quindi io stasera vi leggo un messaggio del responsabile di Calabria Verde che mi ha voluto mandare, perché vedete, cioè qui si va a denigrare chi come me ha dei rapporti politici, chi come me, diciamo, ha dei rapporti con deputati del Parlamento europeo, con deputati del Parlamento italiano, oppure con assessori, consiglieri della Regione Calabria. Questo per loro non è un motivo, diciamo, di orgoglio per il paese, è un motivo di discriminazione, che io ho dei rapporti politici personali che possono dare quindi un contributo significativo al mio territorio di competenza. Che poi anche qui, una breve parentesi, il mio avversario politico adesso ne esce fuori che lui non è più un politico, che lui è un tecnico. Cioè, io ricordo che lui ha fatto per ben 7 anni il segretario politico della sezione del Partito Democratico, quindi ha fatto quindi il politico. Adesso dice che è un tecnico. Io gli dico questo. Noi abbiamo già conosciuto i tecnici al governo centrale, a Roma, Monti e compagnia. Quindi gli dico di evitare di dire che è un tecnico, che è ancora peggio. Meglio che dice che fa l'astronauta, che forse con l'astronauta, diciamo, sullo spazio noi non lo conosciamo lo spazio. Quindi può essere che forse con l'astronauta vada meglio. Però evita di dire che è un tecnico, che secondo me va ancora peggio. Per chiuderla vi faccio leggere il messaggio che appunto mi ha mandato l'assessore alla Regione Calabria all'ambiente, Antonella Rizzo. Caro Domenico, ti invio questo messaggio di vicinanza e stima profonda. Ti
perché conosco bene l'impegno profuso da te in questi anni per la tua comunità. E sappi che io insieme ai miei collaboratori siamo e saremo al vostro fianco. Insieme lavoreremo per la riqualificazione ambientale, per dare occupazione con la green economy, per la lotta al dissesto idrogeologico e tante altre battaglie come in questi anni abbiamo fatto. Una comunità che ho avuto modo di conoscere grazie anche all'azione amministrativa da te svolta e dal mio caro amico Rosario Rocca, che ringrazio per l'ottimo lavoro svolto. E sappi fin da ora che se sarai sindaco, come io mi auguro, le porte del mio assessorato, se prima erano aperte, saranno spalancate e a disposizione del bene comune. Una sinergia sempre trasparente, onesta e al servizio della comunità, ribadendo che mai alcuna promessa personale è stata fatta di assunzioni di personale nei dipartimenti di mia competenza, come quello di Calabria Verde. D'altronde, la tua storia politica e di professionista testimonia che hai agito sempre sui sentieri della meritocrazia e della trasparenza. Io e tutti noi eravamo, siamo e saremo al vostro fianco. Un forte abbraccio, amico mio, Antonella Rizzo, Assessore Ambiente, Regione Calabria. Questo per chiuderla con queste polemiche dei posti di lavoro. Cari amiche e cari amici di Russellina, ci vediamo il 27 sera, passeremo con le nostre bandiere trionfanti. Quindi vi ringrazio veramente per avermi ascoltato e per il bene del nostro paese, per il bene di tutti. Esprimete il 26 maggio un voto libero e un voto responsabile. Il 26 maggio votate il simbolo dell'unità. Votate per voi stessi. Il 26 maggio votate e fate votare per Benestare Unita la Ginestra. Grazie a tutti. Siamo in diritto di cambiare tutto e di ricominciare. Ricominciare.